Proseguiamo con Giuseppe Conticelli, che avete già visto in una delle slide di Sebastian, che viene appunto da Siena. E Giuseppe è nato nel 1961 e nel 1985 si occupa di fotografia artistica e di still life dal 1986. Ha ricoperto tutti i ruoli nella comunicazione pubblicitaria, tranne il marketing in senso stretto. E, nel 1985 ha esposto la sua prima mostra fotografica dal titolo Geometria a confronto all'interno del chiostro di San Crisoforo di Siena. Dopodiché ha lavorato a Milano, è stato anche un fotografo all'interno della Giorgio D'Amaldo Mondadori e si è occupato soprattutto appunto di fotografia pubblicitaria. Dal 2003 ha una sua galleria, Web Art Gallery Still Life, e tra l'altro appunto ci sono tantissimi contenuti sul web, su YouTube, che potete trovare appunto di Giuseppe. Quindi io vi lascio la parola. All'inizio sto in piedi. Barbara ha già detto tutto, la ringrazio. Ringrazio la Fondazione Milano per la fotografia. È stata una giornata bellissima. Siccome io sono un chiacchierone, mi conosco da quasi 63 anni, vi farò vedere due filmati e due PDF, perché se inizio a chiacchierare poi rimanete qui fino a stanotte, non basta, e quindi non mi sembra il caso. Allora, voglio dire soltanto una cosa: se vedete, nonostante la poca luce, la mia t-shirt, io non ho 62 anni, ma ho 18 anni con 44 anni di esperienza, e questo è importante. Conosco me da quasi 63 anni, quindi di me ho capito abbastanza, e delle donne un po' meno, sinceramente. Ho avuto degli incidenti di percorso, ma comunque sono stato sposato, ho avuto questo privilegio con mia moglie, che ho conosciuto alla seconda mia mostra artistica a Siena, nella Galleria d'Idee, in via del Poggio 2 a Siena, appunto, che praticamente è dietro al Duomo. Ci sono le scale che scendono al Battistero, dove Santa Caterina c'è una croce perché ci casco per le scale. E la conobbi in Piazza del Campo, perché io sono un caffeomane, c'ho in casa una macchinetta, una l'ho regalata alla fidanzata di mio figlio. In studio ce n'ho due, in sala di posa ce n'ho un'altra che poi porto al mare, perché non posso fare a meno il caffè di caffeinato, però ci vuole. E quindi conobbi mia moglie in Piazza del Campo, perché ero andato a prendere appunto un caffè al tavolino per bene prima di aprire la galleria. Lei era lì con un'amica, mia moglie si chiamava Fate, ma tutti quelli che l'hanno conosciuta come Sonia. Gli detti un invito che casualmente avevo in tasca della giacca, chiaramente, e lei tornò da sola qualche giorno dopo in galleria. Quel giorno, per quelle ore, eravamo da soli, quindi io gli feci tantissime foto con la digitale che c'era a quei tempi, perché era il 2002, alla mostra Acqua, senza la sci, acqua in latino, perché ha una bellissima installazione fotografica. C'è un marmo di marmo sbassato con sotto una rete per tenerlo perché non si rompa, è un marmo turco che ha tantissime colorazioni, dei colori bellissimi. Io ho disegnato con un dito quattro chiazze d'acqua. Una mi sono accorto dopo che assomiglia, cioè è identica a un mammut proprio, è bellissimo.
e poi l'ho fotografata in pianta. Poi l'ho fatta stampare su polifilina. La polifilina è un vinile adesivo e ho messo sul marmo, appoggiato sul marmo, una L per ogni piazza millimetrata, in modo tale me l'hanno stampata e raccolto nulla. E poi l'ho puntata sulla lastra in modo tale che le vene sono perfette. E ci ho fatto un'ombrina su queste piazze con il computer e c'è una bellissima storia. C'è un bicchiere che era mezzo pieno di acqua, si rovesciò, l'acqua creò queste piazze e quindi io le rifotografai una a una e feci una contaminazione fotografica su un altro materiale non fotografico, cioè la lastra, e quindi è un'installazione, è la mia prima installazione. E in modo tale da creare una memoria storica, perché l'acqua poi evaporò e quindi non sarebbe rimasto più questa storia. A questo punto volevo dedicare questa serata, questa giornata bellissima a mia moglie Faith, che la potete chiamare Sonia, che purtroppo ha vissuto 40 anni, un mese e un giorno, e quindi sono vedovo. Però la porto nel cuore, porto i suonelli con questa catena d'argento, sia quello di fidanzamento che di regalare, sia la vera nuziale, e poi sono terziale francescano, quindi porto il singolo Tao. A questo punto Barbara si può vedere questo filmato. Tonight, you're
C'è sempre l'audio nel lato. Sì, sì. Ok, allora, questo è un po' più giusto. Scusate. Qui è musica. Quella era jazz, la figgera, questa è musica di Sanremo, di Angiolina, che ha vinto il festival di Sanremo, non so questo. Eccoci. Questa è la persona di Pompei. Buona città, vedete un'opera che ho fatto, le foto di mio grande amico con mia moglie nel 2010. Le mie porte sono attrezzate a espositori di lavori e di manifesti, di lavori di grafica, eccetera. Quello è il mio ritratto. Fatto da Alessandro Grazia. Ecco, questo è il nome, il braccio di Nigeria. È sul soffitto, perché non so più dove mettere le cose. Questo è il bagno. Un lavandino con quattro lunetti, è un miscelatore particolare, un gioco fotografico. Ecco, questa è l'installazione di Ava, sotto il mio ritratto. Questa è sempre la sala più grande, qui ci sono le opere di Ava, incorniciate, le altre cose, le cose pubblicitarie. La mia bomba d'ossigeno, perché faccio ossigeno terapia tutto il giorno. Il mio computer principale ha due schermi. Ecco, qui si vede meglio l'opera, il mio ritratto, la camera oscura, luce giallo-verde e luce rossa, a seconda della parte più. Questo è sempre alto, eh? Questo è il bagno. Fantastico. Questo è il finito. Faccio vedere due PDF. Il primo, vediamo. Sì, ma dentro sono due PDF. Le famiglie sono qui. Non c'è audio, eh? Sì. Salute? Allora, questo è l'invito alla mia mostra del 2024, al Siena Experience Italian Art, in via di Città 25, terzo piano con ascensore. E se siete stati a Siena, ha tre finestre questa galleria, la sala grande ce n'ha due, il corridoio una, e si affacciano tutte e tre su Piazza del Campo, proprio, non so se si vede il Palazzo Pubblico, Torre del Maggio, ma proprio sopra la mossa, dove parte il palio con i cavalli. E, aspetta, parlo un attimo, ci saranno, porterò la mia minutera, e farò ritratti la mattina su appuntamento con la mia minutera in galleria. Poi ci sono non le opere
originali che ho tutte incorniciate in casa, in studio, eccetera. Ci sono inediti e curiosità di geometria a confronto del 1985. E le miniature di stampa su tela a quel tempo non erano stampate in chiossa, a quel tempo era le prime volte che usciva la stampa su tela, stampata al blotter sì, come ora, ma con cera, l'inchiostro era cera. E sono in un unico quadro, e di Aqua 2002, quando ho conosciuto mia moglie. E poi qui ci sono gli orari, gli appuntamenti, insomma, se sale un pochino. Ah, mercoledì 2 ottobre alle ore 17 c'è la mia inaugurazione, che è il giorno del mio 63esimo compleanno. E quindi questa volta, visto che forse non sarete presenti, non sia qualcuno, no, mi vestirò con lo smoking di mio padre, con il suo papillon, logicamente, e poi ho comprato una camicia col collettino con gli angoli rivelati, davanti liscia perché non si vedevano i bottoni, e poi c'ha tutte le plissettature. Doveva presentare sì, Luciano Valentino. Purtroppo Luciano, carissimo amico, è cascato per le scale, si è rotto una vertebra del collo, ha un collare che deve portare un mese, ha battuto il braccio, il gomito, la mano, e quindi è in carrozzina, ho letto, e quindi mi ha detto: Giuseppe, mi dispiace, ma non posso presentare. E io ho detto: mi dispiace soprattutto per te. Quindi, come ho detto prima, mi conosco quasi da 63 anni, quindi ho deciso di presentare me stesso. Grazie mille. D'altro. Questo è il manifesto, che farò anche la locandina, ma questo è il manifesto per un impianto stradale, è un manifesto 70-100, che se il Comune di Siena mi dà l'autorizzazione, ancora non mi ha fatto sapere niente, è un verticale. Ecco. Questo sono io, con sempre questa t-shirt, qui ho una mia macchina vintage, bellissima, e questo è il manifesto 70-100. Beh, grazie mille. Grazie a voi. Grazie.